Ciao, sono Fulvio Mariola. Se non hai seguito i miei precedenti tutorial, oppure quello che ti ho detto non è del tutto chiaro, puoi prendere giù in basso nelle descrizioni il tutorial di JavaScript. In generale, trovi anche tutti gli altri tutorial per quanto riguarda Python, il networking e quant'altro. Andiamo a studiare gli operatori ternari. Diciamo che l'operatore ternario è uno dei miei favoriti per quanto riguarda lo sviluppo delle applicazioni che faccio. Facciamo un esempio così ti risulterà più facile da capire. Ad esempio, se un tuo cliente ha più di 100 punti, il cliente è gold, altrimenti, appunto, else. Il cliente è silver. Bene, andiamo a verificare questa cosa. Ad esempio, let punti uguale a 110, ad esempio. Poi let il tipo è uguale a punti maggiori di 100. Come vedi, in questo caso let tipo uguale, quindi assegno a tipo punti maggiore di 100, in questo caso non è un valore numerico, o sarà true o sarà false. Adesso andiamo a vedere, ad analizzare invece l'operatore ternario. Quindi se i punti sono maggiori di 0, metto un punto interrogativo, allora i punti saranno gold. Se invece altrimenti i numeri non sono maggiori di 0, allora saranno silver. Andiamo a vedere come fare console.log tipo. Se vado a salvare il programma, come vedi, sono di tipo gold perché 110 sono maggiori di 100. Ma poniamo l'ipotesi che i punti non sono più 110, ma sono ad esempio 90, quindi non superano i 100 punti. Quindi se vado a salvare il codice, come vedi sono silver perché non ha superato i 100 punti, quindi ancora faccio parte dei silver. Quindi il nostro cliente ancora fa parte dei silver. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.